Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia della chiesetta antica. Ecco, questo è un luogo di passaggio. Padre Pio, chissà quante volte è passato uscendo dalla chiesa, andando verso la sacrestia nuova oppure andando verso la clausura o usando anche l'altra porta. Beh, insomma, un luogo di passaggio che usava spesso e qui incrociava molti pellegrini che giungevano qui a San Giovanni Rotondo. Abbiamo un'email tra le mani, Aldo. Aldo ci scrive a questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione per raccontarci la sua storia. Ci dice che lui ha sempre avuto una grande voglia di raccontare la sua storia, anzi tante storie, ma in particolare lui racconta quello che accadde a sua sorella. La prima volta, scrive, 20 anni fa. Quando nacque prematuramente mia sorella Selenia, che era nata il 22 agosto del 99, è morta il 23 settembre dello stesso anno, dopo solo un mese e un giorno di vita. Ma forse è il caso, scrive, che vi spieghi meglio cosa era accaduto. Selenia era l'ultima di noi quattro figli, pesava soltanto 600 grammi, aveva gravi problemi cardiaci e interni, era stata operata solo dopo 2 giorni all'intestino per dei buchi al colon, aveva avuto dei microinfarti. I dottori dicevano che secondo loro poteva crescere con gravi mancanze cerebrali. Il 12 settembre mamma e papà decidono di portarci in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, qui da Padre Pio, per chiedere una grazia per nostra sorella. Così arrivammo all'ingresso, era un giorno molto caldo. Una signora nella folla ci diede un fazzoletto per coprire la testa caldata di Jessica, che non aveva il cappellino. Arrivati all'ingresso del convento, ci giriamo per restituire questo fazzoletto alla signora, che non c'era più, come se fosse volatilizzata, non c'era più nessuno. Allora così entriamo a pregare, chiediamo a Padre Pio una grazia, ma che comunque avremmo accettato, ecco, la volontà divina, quello che voleva Dio. Mia sorella, appunto, è morta la notte del 23 settembre, lo stesso giorno in cui Padre Pio è salito al cielo, ma non basta. Padre Pio è stato sempre accanto alla nostra famiglia, in particolar modo anche in questo ultimo travagliato anno. Scopro per la seconda volta di diventare papà. Ma le analisi di mia moglie sono una condanna, ci dicono che aveva contratto un virus che poteva devastare il bambino. Decidiamo allora di recarci di nuovo qui a San Giovanni Rotondo da Padre Pio per chiedere aiuto. Mio figlio Valerio Pio, oltre a nascere sanissimo, è nato in una sala parto dove c'era la foto di Padre Pio sorridente e secondo me era un segno della sua vicinanza.